Fai una prova audio. Cosa devo fare? Dille su tutte le tue solite frasi. Allora, baby, siamo qua oggi. Sì. Che schiocco. Ma è il braccio più tamarro della Sardegna. Sud della Sardegna, esattamente a Casumarzo. Ragazzi, dopo i tre primi episodi riguardanti i provini, finalmente oggi andremo a scoprire assieme chi concretamente entrerà a far parte di questa stagione di collegio. Queste data come si chiamano infatti? Le selezioni. Quelli erano i provini. Questi sono le backstories. I backstreet bootcamp. I backstreet boys. I backstreet boys. Tipo i bootcamp, bravo. Fammi spiare un po'. Questi qui quindi saranno i ragazzi che effettivamente faranno parte del collegio 7, del programma, e hanno un minuto a testa di presentazione. Backstory vuol dire quello, cioè la loro storia, la loro famiglia, quali sono i loro interessi, queste cose qui. Se tu ti dovessi descrivere in un minuto, di cosa parleresti? Come di cosa parlerei? Fai finta che parta la tua presentazione. Quali sarebbero i temi che toccheresti riguardo la tua vita, per descriverti? Dico cosa faccio. Sì, cosa fai, poi? E quali sono i miei hobby? Che sono? Anche se li sappiamo già, vai. Palestra, cantare, ballare, pattinare. Ma che cazzo sai che Carla Fracci, porco Diaz. Ragazzi, dovete sapere che seriamente l'altro giorno Dada mi ha chiesto perché noi non avessimo provato ad entrare all'interno del collegio. E io ho detto: Dada, che cazzo ci mettono due praticamente trentenni con i quattordicenni? Io non ti ho mai fatto questa domanda. Sì che me l'hai fatta. Me l'hai fatta l'altro giorno. Mi hai detto: perché non andiamo noi a fare i provini del collegio? Era ironico, porco Diaz. Sono tutti 13 anni, io sono più 20 sono. Ragazzi, l'obiettivo del video l'avete capito? Teoricamente, siccome sono 20 persone, non le metteremo tutte all'interno dello stesso video, ma lo divideremo in due. Quindi, se volete il secondo episodio delle backstories, dovete fare un bonifico. Dovete fare prima di tutto un bonifico di 15 centesimi a testa ad Adda. Vabbè, sono tante persone, arriveremo sui 1000 euro. Più. Da quante persone sono? 15 centesimi, 1000 diviso 15? No, ti guardano i video. Tante, ma non tutti vogliono donarti i soldi. No, no, tutti lo faranno. E questa volta chiediamo immediatamente 50.000 like sotto il video. Adesso mettetelo, se non l'avete ancora fatto, per l'uscita del secondo episodio delle backstories. Capito? Tutto chiaro? Iniziamo? Tutto. Buona visione e buona esplorazione a noi. Ma loro come esplorazione? Loro quando li hanno avvisati, secondo te, con la telefonata, hanno urlato? Ovvio, di gioia. Perché li cambia la vita sta cosa? No, cioè ad alcuni sì, ad altri no. Solo quelli che fanno le canzoni trap. Non mi chiedere cosa. Voglio solo soldi viola. Non mi chiedere poi di reagire alle canzoni di questo. So già chi la farà la canzone trap. Solo di se uno la fa acustica con la chitarra. E tu fai il feat pure. Esatto. Buona visione, ragazzi. La prima è Alessia Abruscia. Mi chiamo Alessia, ho 14 anni, vengo dalla Calabria. Posso parlare con tutti, ma l'ultima parola deve essere la mia. Ho capito un cazzo. Posso parlare con tutti, ma l'ultima parola deve essere la sua. Questa personalità ci piace. Io zitto non devo stare. No, vabbè, non si capisce. Ragazzi, pagina 777 di Media Video, trovate i sottotitoli in sardo. Non capisco come quando parla. No, è vero. Scritto, non ci so stare. Risentiamo, questo non l'ho capito neanche io. Io zitto non devo stare. E devo sempre dire quello che penso, perché sennò non mi sento bene con me stessa. Ah, ho capito. Io in silenzio non ci so stare. Devo dire assolutamente quello che penso. Però devi dirlo meglio, se no nessuno ti capisce. Quello è sicuro. Dico sempre no comment, perché se comment, brutto comment. Cazzo, ma anche loro non l'hanno rivisto il video. Non hanno capito che non si sentiva un cazzo. Metti due sottotitoli seriamente. Magari l'hanno presa per quello. Perché non si capisce. Fare supercazzo da tutti. È tremendo, insomma, è irascibile. Fa tutto quello che vuole lei. Hai sentito che quando inizia a parlare la famiglia parte sempre la musica emozionale sotto? Io ho lacrime qua. Ma vaffanculo, che piango, che cazzo me ne frega. È stata bocciata quest'anno perché non studia, non si applica, soldi buttati dei libri. Ma è uguale a... A chi? A Franco Trentalance? Commissario Montalbano. Sì, fammi vedere com'è il commissario Montalbano. Oh, è vero, cazzo, è uguale al commissario Forse è lui. È lui. Comunque è tremenda la ragazza, è bocciata, non studia, non fa un cazzo. Male, male. Papà e mamma hanno una mentalità un po' chiusa. Sono vecchi, cioè rimasti ai tempi loro, antichi. Possiamo non parlare più di loro? Stiamo parlando un po' di loro. Si sono antipatici, i suoi genitori, ho detto. Gli stanno antipatici i genitori. Io da grande voglio fare l'estetista. Mi piace fare le unghie, magari che ne so, la mia sensiglia, cose così. Però intanto c'ha già le idee chiare. Esatto. Per avere 14 anni già dire io voglio fare l'estetista, bene. Spero che al collegio impari qualche regola, cosa che a casa non fa. Io spero che arriverà a casa un po' cambiata. Grande il commissario Montalbano, grazie per questa testimonianza. Secondo me...
Secondo me lei creerà problemi dentro. Sarà quella che farà casino, che romperà i coglioni. Ovvio. Dici sempre le cose in faccia, giusto così. Andiamo avanti. Elisa Angius. Cognome sardo questo, Dadda? Sì. Non me la ricordo. Mi chiamo Elisa e ho 15 anni. Posso sembrare una statua di ghiaccio, però poi alla fine mi sciolgo. Sono una persona un po' diffidente. Tendo ad essere scontrosa inizialmente con una persona se non c'ho un rapporto di amicizia o qualsiasi cosa. È un po' più seria rispetto all'altra, vero? Cioè, nel senso è meno bambina, capito? Sembra. Sì, è vero. Quanti anni ha? 14, 15 ne avrà. Con tutti quell'età lì? Sì, più o meno sì. La maggior parte sì. Testarda. Bastarda, detto? Testarda. Arrogante a volte. Prepotente. Collabora poco in casa. Che cazzo vuol dire potente? Tu sei potente, l'unica persona potente che conosciamo è il signor D. No, lei. Cosa vuol dire potente? Nel senso che è una personalità forte. Muscolosa. Ma che cazzo vuol dire a 15 anni? Quest'anno ho fatto 53 assenze perché non riuscivo più ad andare a scuola, perché magari i miei compagni mi stavano antipatici. Dopo quanto ti bocciano? 50? Sì, sarà stata bocciata anche lei, penso. Prendono solo quelli bocciati. Comunque me la ricordo, sai perché? Perché lei aveva detto: cosa ne pensi del mondo del lavoro? Mi preoccupa perché non posso fare le stesse assenze che faccio a scuola. Ah, era lei? Era lei che l'aveva detto, capito? Io voglio fare il collegio perché magari riesco ad abituarmi a non essere scontrosa subito. Speriamo che riesca a contare fino a 3 prima di rispondere. Negativo. Ho la sensazione che lei sarà una delle prime ad essere espulsa. Beh. Sai perché? Se tu esageri il collegio, fai casino, oppure litighi, fai cose, alzi le mani, robe così, ti espellono ovviamente. Secondo me, pronostico, lei sarà una delle prime ad essere espulsa. Alza le mani? No, non alza le mani, però ha detto che è molto scontrosa, magari diciamo un... Si scalda troppo, esatto. Si scontrerà con quella di Catania. Di Catanzaro? Di Catanzaro. Ah, tra di loro dici? Sì. Probabile. Sicuro. Probabile. Finita qui anche la seconda presentazione e... Ragazzi, andiamo immediatamente a quella dopo. Se non stai fermo, Daniele. Mi stai toccando con le gambe, da fastidio. Tu non sei innamorato di me. Alessandro Bosatelli. Sono Alessandro, ho 14 anni e per me la maleducazione è così poco originale. Guarda che camice da medico che ha già. Cioè, è già un medico lui. E con quei capelli poi incredibili. Penso che chi non sia educato sia una persona anche un po' ignorante. Infatti i professori mi hanno sempre apprezzato per come mi sono comportato nei loro confronti. Chi ha apprezzato? Gli altri li hanno sempre apprezzato perché... Tu non capisci un cazzo però. Gli altri l'hanno sempre apprezzato. Vai a metterti un paio di pantaloni lunghi. Vai a metterti un paio di pantaloni lunghi. Con quei peli gialli che tu hai. Tu hai i peli gialli. Ce li ho neri e non li ho. Comunque, gli altri l'hanno sempre apprezzato per come lui si è comportato nei loro confronti. Stava parlando dell'educazione in generale. Chi? Che frase è? Che i suoi amici l'hanno sempre apprezzato. Ma non si dice. È una frase come per dire sono il più bravo. È il più bravo infatti. Lui può dirlo. Intelligente, simpatico, colto. Preso la mia intelligenza e la sua cultura. Madonna, il padre è uguale. È Einstein veramente. Che figo. Che famiglia di geni. Attenzione, hanno scoperto la lampadina. Il mio stile è un po' casual. Cioè la prima cosa che prendo nell'armadio è quella giusta. Perché io tendo sempre a non seguire le mode, ma a crearle. È arrivato Giorgio Armani. È arrivato Jonathan che è quello del fratello. Fratello. Sono molto orgoglioso di mio figlio Alessandro, soprattutto per una cosa, è il baffo. Il baffo è clamoroso. Ma non ce l'ha. Ma che baffo ha? La peluria, quella adolescenziale al massimo. Al collegio tenterò di far capire ai miei compagni qual è la strada giusta da seguire, facendogli vedere il mio esempio e come conviene sempre seguire un esempio positivo. Posso dire una cosa? Bravo quanto vuoi, ma pecca un po' di umiltà, secondo me, vero? È anche quello che dicevo dalla fase di prima, ma anche i genitori mettono del... Vabbè, è bello che i genitori lo... A me mi interessa. Schiaffi, brutto, schifoso, vai, muoviti. No, bella il fatto che comunque i genitori l'hanno elogiato tutto quanto, però è troppo sicuro di sé, mi sa. Va bene essere sicuro di sé, ma se sfori i limiti diventi un po' presuntuoso. Tipo? Tipo te. Io proprio. Tu sei presuntuoso. Tu sei presuntuoso. E ogni giorno mi mandi vocali. Dicendo cosa? Sono il miglior youtuber del mondo. Ma vaffanculo! Mettiamo una pietra sopra queste frasi del signor Daniel. Sono il miglior youtuber al mondo. Ma che cazzo sono? Sofia Bricks. Attenzione, manco questa mi ricordo. Tu non ti ricordi di nessuno. Ah ragazzi, vi lasciamo il nostro IBAN qui sotto. Se, come avete potuto notare, dietro le luci non funzionano. Non siamo riusciti a pagare le bollette. Se ci fate un bonifico ve ne saremo grati. Mi chiamo Sofia e ho 16 anni. Sui social è bello ballare. Lei è Chiara Ferragni. Lei è potenzialmente Chiara Ferragnez. Da grande mi piacerebbe diventare modella. Però comunque ho un piano B, che sarebbe quello di diventare psicologa. Dovrebbe essere il contrario.
No, non dovrebbe. No, no. Ognuno fa quel cazzo che vuole. Modello, sì, lavoro. Sono appunto sono ambizioni, ragazzi. Va bene così. Cos'è? Sì, ma io non volevo prima volevo diventare un fisioterapista. Poi al massimo sarei diventato un influencer. Ti faccio sentire i vocali. Ma basta con questi vocali. Quando mi dicono, ma che bella che è Sofia, quello che è fuori non è niente confronto a quello che lei è dentro. Che giovane la mamma. Sì. Comunque le prime due coppie di genitori hanno insultato i figli. Invece queste ultime due che abbiamo visto li hanno solo elogiati. Sì. Mia sorella è venuta a mancare quasi 5 anni fa. Ma in che senso? Non lo so, è che piangiamo adesso. Adesso piangiamo veramente con Blanco di sottofondo. Che ora mi piacerebbe dirgli tutto quello che mi sta succedendo, no? Sarebbe molto felice. Ne sono sicura, anche perché la prima edizione l'ho vista con lei. Che ansia, mamma mia. Ti giuro, mi stanno venendo i brividi, sì. Te lo giuro, assurdo. Eravamo messi questo obiettivo. Non sono mai da sola. Lei c'è sempre. È sempre con me. Sai che cazzo sarà successo? Non lo so. Però vabbè ragazzi. Ci dispiace. Ci dispiace un sacco ovviamente. Tra l'altro non c'era nemmeno il padre questa volta. Non so se sia collegato il fatto. Cioè c'era solo la madre. Magari sono separate e basta. Vabbè ragazzi, purtroppo questa backstory si è conclusa con... Ci ha messo un po' di sì, tristezza. È vero, ci ha messo un po' di tristezza. Più che altro non ce l'aspettavamo. Eravamo spensierati. E vabbè, ci dispiace cavolo. Un abbraccio Sofia e la mamma. Andiamo avanti. Davide Cagnes. Attenzione Daniele. Ma scusa un attimo, Dada, guarda le preview di questi. Davide, Mattia e questo Davide, non sembrano tutte e tre la stessa persona? No, Davide e Davide hanno messo la stessa persona. Davide e Mattia hanno messo la stessa persona. No, non è la stessa persona, è un altro. Tutti i capelli così? Sono uguali, sono identici. Il passato remoto di fare. Io ho strafatto. Io ho strafatto. Sei strafatto al massimo. Se avessi fatto. Se io avrei fatto. È proprio di famiglia questa. È una tradizione che portano avanti da anni. Mi chiamo Davide. 17 questo. Lui 17. Tu balli così con un 200. Tu ballavi il jump style una volta. Io ho ballato Michael Jackson. Michael Jackson oppure la Tectonic. Dad è bravissimo. Magari sbaglio il passato remoto, ma in discoteca spacco. Beh spacco, si stava per spaccare la schiena al massimo. Per me la discoteca è la mia seconda casa. È dove tu vai a sfogarti, vai a divertirti, vai a gnocche. Tu vai a gnocche in discoteca? A gnocchi fritti. Io adoro cantare nel melodico. Povero gabbiano, hai perduto la compagna. Ma gliel'avranno detto di dirlo sta roba, dai. Cosa vuol dire io adoro cantare nel melodico? A parte che non sa cantare. A parte quello. Cosa? È stonato? No, non avrebbe mai cantato quella canzone. Appunto. Se uno dice adoro cantare nel melodico, dici? Ci sono canzoni nel melodico comunque serie. Voglio dire, cioè, secondo me lui pensa tanto ancora al gioco, alle ragazze, alla discoteca, il ballo, il motorino, essere figo. Queste sono le sue priorità. Queste sono le sue priorità. Da grande vorrei aprirmi un salone con mia mamma, quindi faccio soldi facendo una cosa che mi piace fare. Beh, vedi. Fa il parrucchiere, bravo. Però, bravo Jürgen. Noi abbiamo un amico che ha fatto i miliardi con i miliardi addirittura con questa strada, quindi un saluto a Jürgen, dacci un po' di soldi Jürgen. Comunque ok, non studierà però intanto c'ha la passione, comunque gli piace il fatto del salone, che è comunque una cosa positiva. Cioè non è che per forza uno deve essere così con la scuola, puoi anche avere altri sbocchi. Mia scella? Dada, ti sei emozionato con tutte queste storie. È normale, ti capisco. Andiamo avanti, Daniele, immediatamente. Ne abbiamo già fatti 5, ti dico già. Pausa caffè? No, pausa caffè. Porco dio, abbiamo iniziato da... Ogni 5 un caffè. Ogni 5. Dai. Andiamo avanti, Mattia Camorani. Finiti questi 5, pausa caffè, va bene? Ce l'hai? No. Sono Mattia, ho 15 anni e alla scuola preferisco di gran lunga la Riviera Romagnola. Grande, lui sarà un futuro PR. Probabile, sicuro. Però è similissimo all'altro, anche nelle passioni, dico. Sì, andare in discoteca, andare in palestra, sono uno festivo, quindi... Sono io. Sei tu, Dada, incredibile, non ci piace una tua clip con quel ciuffo. Le ragazze più fighe si trovano tutte verso Riccione e Rimini. Tutte quante là. Piaccio abbastanza alle ragazze, poi magari c'era qualcuna che mi ha dato palo, però peggio per lei. Ma comunque è un bel ragazzino, dai, cioè, sì. Spacca. Tia per me è energia pura, non sta mai ferma. Mi auguro che possa trovare una ragazza che gli piace più delle altre. Ma il padre è uguale a quello di prima. Non sembra Pucci. Sembra un po' Pucci il padre, ma è anche simile a un altro padre che
l'ho visto prima. Sì. Forse il mio che è passato qua a salutarmi? Può essere. Vabbè, oh, magari ci sono due prese. Quelle che ci sono le prendo, ecco. Cioè. Sì, è un po' così. Vabbè, abbiamo capito, ragazzi, da questa presentazione che sarà uno che farà casino più totale. Le famiglie tutte giovani. Sì, tutte giovani, tutte vabbè, sono giovani ragazzi, però, eh. Quando io avevo 15 anni mia madre era più giovane, tu dici. Esatto, forse anche di più. Tua madre è giovane adesso, figuriamoci. Quando tu avevi 15 anni tua madre ne aveva 13, eh. Davide Di Franco, anche lui ha un ciuffo molto importante. Mi chiamo Davide, 16 anni, in classe sono nella cerchia dei più bravi. Faccio copiare, ma solo a chi se lo merita. Lui è bravo quindi, pensavo fosse uno scarso. Ma io questi ultimi due, non neanche tu però te li ricordi questi ultimi due. No, sono troppo simili loro. Uguali. Sono tutti uguali, vero? Io non faccio copiare tipo a gente che so che non studia, non fa niente la mattina alla sera. E poi io che sono il fesso, che devo fare i compiti a te. No, anche no. Bravo! È giusto così comunque, perché lui deve studiare come un pirla e gli altri no. Per me la scuola è sì per fare amicizia, ma anche un qualcosa per mettersi magari in gioco e vedere quanto si vale. Comunque, a parte che è un ciuffo incredibile, che neanche Zac Efron. Però è veramente maturo come ragazzo per la sua età. Davide è buono, è educato, studia, si fa il letto. Ma che faccia simpatica c'è comunque il ragazzo. Cioè, si vede che è buonissimo, proprio una brava persona d'animo gentile. Sono abbastanza selettivo, infatti gli amici me li scelgo. Cioè, io sono amico di tutti e amico di nessuno. Però gli amici stretti sono pochi. Cioè si contano sulle dita di due mani, sulle dita di una mano addirittura. Tutti ci scegliamo gli amici. Sì, ma tutti ci ci sono delle persone, non lui in generale dico, che magari si fanno andare bene chiunque. Cioè nel senso, pur di avere un'amicizia con cui uscire, magari esci anche con una persona che non ti va così tanto a genio. Lui dice, sono molto selettivo. Nel senso, i miei migliori amici, quanto stanno diventando serio, li scelgo perché solo con loro faccio determinate cose, capito? Andiamo avanti. Quando sono in collegio mi mancherà tanto, soprattutto la telefonata, mamma che si mangia oggi? Grosse e grasse risate. E salutiamo il nostro amico Davide, ci siamo già affezionati a te. Andiamo alla fine, diremo, di questa puntata e anche della prossima, diremo secondo chi ti piace di più, per chi fai il tifo praticamente. Ok. Andiamo avanti. Marta Maria Enriquez. Bello questo nome. Direttamente dall'Argentina, Buenos Aires. Mi chiamo Marta e mi piacciono gli altri. Prendo tutte le emozioni e le shakero. Infatti voglio fare la bartender. Oh, è difficile trovare un ragazzo che vuole proprio fare il bartender. Tu e lei avete questa cosa in comune. Esatto. Ecco perché ti piace. Mi piace fare i drink e lavorare con le varie miscelazioni, perché sto a contatto con le persone. È stato davvero fondamentale per la costruzione della mia persona. Tu non la prendevi così seriamente, non avevi le cose a casa. A casa, a scuola, appunto. Lei a casa addirittura, quindi sicuramente farà quello nella vita. Ognuno di noi ha un'identità. La mia la manifesto un po' nei pantaloni larghi, nelle magliette di Van Gogh, magliette estetic. Aesthetic. Si deve vestire in maniera maschile, dalla calza alla scarpa. Infatti suo fratello spesso è senza vestiti. Ah, gli ruba il suo fratello per vestirsi così. Il mio modo di vestire dice tanto. Non rappresenta il mio essere femmina, il mio essere maschio, ma rappresenta me. Rappresenta Harry, mi faccio chiamare Harry. Ah, si fa chiamare Harry. Sì, cognome, Enriquez, Harry. Ah, in quel senso pensavo Harry, tipo Harry Styles, tipo Harry Potter. Sì, tu. La mia identità di genere è una cosa che mi sto scoprendo piano piano. Ho fatto un'evoluzione e l'evoluzione è un continuo svilupparsi. Comunque parla strabene per la sua età. Cazzo. E cioè mentalmente proprio avanti. Marta è impegnativa da diversi punti di vista, nel senso che un attimo è arrabbiata, un attimo è felice. È anche coraggiosa, vuol far valere le sue idee e vuol far credere anche agli altri in quello che pensa lei. Anche questi genitori sono molto fieri di lei, si vede. Che mi dà un che di Undi. Di? Undi. Chi è Undi? Cazzo è Undi? La gente ha capito. Cioè? Questo Stranger Things. No, non l'ho visto. Vabbè. Undi, poi ditemi se vi dà un che di Undi. Scusate ragazzi, non so chi sia Undi. Collegio, riuscirò a combattere le mie battaglie una alla volta, esponendo le mie problematiche e i miei valori nel modo più corretto possibile. Mi basta questo. Questa per adesso è la mia preferita. Anche secondo me, mi dà delle belle vibe. Ci sta, cioè di primo acchito così top, grande. Tifiamo per ora per te, per ora. Per Harry. Apollinoar Manfredi. Attenzione, lui vabbè, lui te lo ricordi. Quello che parlava solo di trap, rap, reggaeton. Quando gli avevano chiesto chi era Elvis Presley aveva detto... Sì, che faceva trap, rap, vero. Sono Apo. Grande. Sono Apo. Sono Apo. Ho 15 anni, stare fermo sul banco è impossibile. Io devo ballare, punto. Questo c'è il ritmo caliente come il tuo, Daniele, sudamericano.
Guarda come si muove però, neanche Michael Jackson. Quando io ho provato per la prima volta il ballo è stato come un colpo di fulmine, come l'amore, capito? La prima volta. Ma che devo giocare a calcio, ma che devo diventare Cristiano Ronaldo, qua devo diventare ballerino. Roberto Bolle devi diventare, altro che, non Cristiano Ronaldo. Fa break. Come te. Sì, tranquillo che mi spezzo il ginocchio se provo a farlo. Vengo da Palagiano, provincia di Taranto, Puglia, e sono nato in Africa, Repubblica Democratica del Congo. Sono adottato quindi, per forza? Sì. Sì. Appena ci siamo sposati abbiamo deciso di intraprendere questa via dell'adozione. Siamo andati in Congo e abbiamo incontrato questo birichino e da quel momento la nostra vita è cambiata. Ah, ma sono nati là, funziona così? Non pensavo funzionasse così. Pensavo che non potessi scegliere il bambino, almeno pensavo fosse così, cioè che capitasse uno casualmente. Magari così, però vabbè, sono andati là. Assurdo, bella storia comunque, sì. Ci piace. Al primo incontro è stato molto particolare, infatti ce l'aveva la suora in mano e lui mi voleva lanciare un sasso. Ed è stato lì che hanno scelto di prendere esattamente lui. Vabbè, quello è il mio voler bene, capito? Sì, sì, si dimostra così. Mi raccomando, collegio, perché sta per arrivare la vera qualità, il vero Drip. Drippin in Milano. Grao! Grazie. Mi piace anche lui, un sacco. Apo, grande. Stra simpatico, cioè sì. Così mi piace proprio. Grande Apo. Andiamo avanti, ragazzi. Oh, attenzione, Dada, siamo arrivati già all'ultimo collegiale di questa puntata. Perché gli altri 10 li vedremo nella prossima. Mi raccomando, ragazzi, 50.000 like, se no Dada si spoglia. Come? Tommaso Miglietta, attenzione, anche l'ultimo. Lui lo ricordo. Sì, lui, il surfista, l'avevamo chiamato l'altra volta. Questi capelli, io ci tengo particolarmente in quanto fanno di me un personaggio. Stile, porco dio. Ma che stile c'ha questo? Da dove è uscito? Numero uno con il capello. Cioè, alla sua età avere già sto stile è assurdo, se ci pensi. A me danno sicurezza, senza non ci potrei vivere, anche con dei capelli corti, non so come potrei vedere. Lui deve per forza vivere in un'isola deserta con facendo kitesurf tutto il giorno. Lui è un artista, sì. Un rocker. Lui è incredibile. Sono Tommy, sono un batterista, suonato a Mosca, Londra, New York, ma soprattutto sul banco di scuola. Ma in che senso ha suonato già in tutte queste parti del mondo? Quindi è un fenomeno, è un bambino prodigio. Un gruppo, non lo so. Sì, ho capito, ma i miei amici che avevano i gruppi da quell'età lì suonavano a Valnoncello, Sacile e Tamai. Prata. E Prata, lui a New York, Mosca. Ma sembra allo stesso cappello di Ethan dei Maneskin. È vero, sembra Ethan dei Maneskin. Quando ho 4 anni suono la batteria ed è la mia passione più grande appunto da quando sono nato. Quando aveva 4 anni. Questo data. Comunque, zio. Questo spaccherà. Questo rimorchia un sacco. Questo spaccherà i culi. A dicembre del 2021 al Quirinale ed il presidente Mattarella mi ha nominato al Fiere della Repubblica proprio per la musica. Ma scusa un attimo, di chi cazzo stiamo parlando qua, Dada? Ci siamo persi qualche passaggio. Ma com'è il Fiere della Repubblica per la musica? Vabbè, sì. Che anche Dada lo è stato nominato più volte. Questo è il miglior batterista. Ma com'è possibile? Fai vedere se dice qualcosa in più. Siamo una famiglia che vive di musica. E questo, essendo appunto una famiglia, ci ha permesso di viaggiare, di conoscere tanti luoghi e lui è cresciuto così, insomma. Quindi anche loro sono appassionati. Sono musicisti. Sono musicisti, una famiglia di artisti incredibile. La musica in tutti questi anni mi ha dato l'opportunità di viaggiare e secondo me mi ha fatto anche un po' bruciare le tappe. Proprio per questo il collegio, secondo me, serve per ritornare con i piedi a terra. Esattamente, lui è già avanti anni luce, ha suonato in tutto il mondo e per ritornare i piedi per terra. Il contrario degli altri. Esatto, il contrario. Per gli altri un trampolino di lancio, per lui invece è un ritorno a casa. Allora, se posso essere sincero, gli ultimi tre, cioè Harry, Apo e lui, come si chiama? Tommaso, la top 3 secondo me. Tommaso è figo proprio. Vero? Che tipo. Veramente. Andiamo a sentirlo suonare. Dove però? In quale città del mondo? A Bangkok. Ragazzi, fateci sapere qui sotto nei commenti, secondo voi, chi vi sta più simpatico, chi vi dà le vibe più belle. Per ora, ovviamente, poi li conosceremo meglio nel corso delle puntate, di questi primi 10. Scrivetelo qui sotto nei commenti. Stessa cosa lo faremo nella prossima puntata. Daniel, io ti ringrazio di cuore. Grazie a te. Guarda quanto sei contento di andare a fare la pausa caffè. E niente, ragazzi, grazie a voi per aver visto il video fino a qui. E noi ovviamente ci vediamo prestissimo con altrettanti contenuti. A presto. Mi tocca farlo così perché c'ho la scena sudata. Ciao.